la bellezza, l'arte fanno bene alla salute. Ma a proposito di salute del nostro cuore, adesso è pronta Anna Maria per dei consigli tutti specifici. Attenzione, a te Anna. Sì, Maria Pia, grazie. Da questa parte parliamo di alimentazione per un cuore sano, le ragioni del cuore, perché le ha anche lui. E per questo motivo abbiamo contattato una specialista in genetica medica ed embriologia, specializzata in nutrizione clinica, la dottoressa Anna Maria Pasqua di Bisceglie. Pronta in collegamento Skype, ben trovata, dottoressa. Grazie, grazie a voi. Allora, ben trovata, perché noi ci conosciamo già, abbiamo insieme portato avanti una serie di puntate in cui si parlava di alimentazione corretta, proprio perché questa è un po' la tua passione, vero? Certo, è la prevenzione delle malattie, questo è fondamentale per la salute. Ecco, perché è un luogo comune, no? Si pensa all'alimentazione soltanto per avere una forma fisica perfetta. In realtà l'alimentazione corretta è necessaria, utile, obbligatoria per avere gli organi sani, organi e in questo caso il muscolo, questo muscolo che è il nostro cuore che batte ogni giorno. Noi da te vorremmo qualche consiglio utile per cibarci in maniera corretta, proprio per avere un cuore perfetto, un cuore sano. E ci sono diversi suggerimenti che sicuramente ci vorrai dare, Anna Maria, a te. Allora, recentemente vorrei aggiungere questo, che recentemente sono stati scoperti dei fattori di rischio nuovi, perché noi sappiamo quali sono i fattori di rischio per queste malattie del cuore, no? Il fumo, l'obesità, l'ipertensione, l'eccesso di calorie, eccetera, grassi saturi, ma in realtà questi tre elementi nuovi che sono emersi sono la mancanza di sonno anche, ancora l'igiene orale, quindi la cattiva igiene orale, e ancora saltare la colazione. Quindi saltare la colazione fa male al cuore. Allora, iniziamo dal sonno. Allora, perché il sonno è importante? Perché il sonno, la mancanza, la deprivazione di sonno praticamente determina uno stato infiammatorio all'interno dell'organismo, e quindi questo va ad alterare addirittura le cellule dell'endotelio e quindi dare malattie cardiovascolari, perché parliamo di cuore. Allora, se noi vogliamo parlare o così andare, quindi tutto è legato sempre all'infiammazione, tutto è legato agli elementi infiammatori di cui noi ne abusiamo. Allora, esistono, per esempio, parlando di colazione, dei cibi ultraprocessati che noi abitualmente mangiamo. Quali sono? Per esempio sì. Molti pazienti mi dicono: ma dottoressa, io mangio bene, mangio per esempio i cereali da colazione la mattina. Bene, i cereali da colazione sono praticamente ricchi di sale, di zucchero, di tutti alimenti, grassi saturi, che in realtà non sono sani, ma sono alimenti che fanno male al cuore. Quindi noi dobbiamo ascoltare il nostro corpo, il nostro cuore, diciamo. Non solo, prodotti da forno preconfezionati. Ecco, tutti questi sono ricchi di sale. Il sale è uno degli elementi importanti per avere le patologie, quindi dobbiamo eliminarlo. Sappiate che noi dovremmo mangiare di sale, per esempio, soltanto meno di 5 grammi al giorno, ma noi ne mangiamo 4-5 volte di più, perché in alimenti impensabili c'è il sale, anche nelle fette biscottate c'è il sale. Ecco, come possiamo sostituire questo alimento? Parlavi di cereali, parlavi di prodotti preconfezionati. Sì. Una colazione perfetta a tavola, come dovrebbe essere? La colazione perfetta a tavola deve essere, prima di tutto, un bel bicchiere d'acqua e limone, così togliamo l'acidosi della notte, che è un'infiammazione. Dopodiché mangiare, per esempio, anche un succo di frutta, ma non quelli confezionati, ma quelli fatti in casa, quindi un estratto. Per esempio per i bambini mela e carota e anche arancia, per esempio. Ancora mangiare anche delle uova, per esempio, si possono mangiare la mattina, è chiaro che non bisogna abusarne perché è un alimento completo, ma poi per quanto riguarda le cose preconfezionate direi che bisogna tornare indietro e quindi farle a casa. Con che cosa? Con farine integrali bio, mi raccomando, altrimenti sono tossiche. Anziché utilizzare lo zucchero, utilizziamo per esempio del miele, se proprio vogliamo dolcificare, o ancora meglio utilizziamo della frutta, come la mela, il succo di mela. Io per esempio faccio dei muffin buonissimi, se volete vi do anche la ricetta. La prossima volta sì. Con farina di castagne, per esempio, che è già dolce, farina di castagne, mezzo lievito vegano, due uova,
ancora del succo di mela, dell'olio d'oliva e della mela e anche delle noci. Quindi questo muffin che noi facciamo per i bambini, per i ragazzi, ma anche per noi, non ha sale, non ha zuccheri, non ha zuccheri solo naturali, quelli della frutta, e quindi è eccellente per la prevenzione. Anziché comprare, lo so che è molto più semplice comprare dei biscotti o dei cibi già confezionati, ecco, ma sicuramente fanno male al nostro cuore. A proposito di questo, Anna Maria, anche perché il nostro tempo vola, volevo chiederti un po' le abitudini degli italiani in questo caso sono cambiate durante la pandemia, perché si sono ritrovati tutti chef, pasticceri, forse non attenendosi alle regole che tu ci suggerisci, però ecco, sono forse più propensi a preparare magari un dolce a casa, e questa che tu hai dato, questa ricetta, sicuramente è semplice da fare e buona da mangiare tutti i giorni. Fa bene al cuore l'alimentazione corretta, ma anche uno stile di vita corretto può essere utile. Certo, accompagnandolo alla dieta. Per il cuore e per tutte le altre patologie. In realtà durante la pandemia, per esempio, i malati cardiovascolari sono aumentati. Sappiate che l'indice, allora, la mortalità dei malati cardiaci è la prima causa di mortalità nei paesi occidentali, e quindi una delle cause è praticamente l'alimentazione, perché i pazienti che hanno questi problemi hanno avuto paura a causa praticamente dei contagi, quindi non sono andati negli ospedali proprio per paura del contagio. Quindi durante questo periodo sono aumentati, addirittura sono triplicate le morti di infarto o di ictus. Quindi è veramente stato deleterio questo periodo. Non bisogna sottovalutare la propria vita, quindi anche per chi faceva i controlli abituali li ha saltati. Quindi non bisogna andare in ospedale quando ormai i sintomi sono elevati, ma anche per sintomi leggeri è necessario andare praticamente da un medico in ospedale per verificare, perché la vita, lo sappiamo tutti, è importantissima e non bisogna trascurare nulla per stare in salute. È vero, la dottoressa Anna Maria Pasqua di Biceglie poi insomma lo ribadisce spesso, lo trovate anche tra le informazioni nel suo blog, nel suo sito: la vita è preziosa, abbine cura, lo diceva Madre Teresa di Calcutta, ma lei ogni volta che ci incontriamo lo ribadisce, ma anche nel tanti incontri, è proprio, fa parte del suo stile di vita, della sua giornata, vero Anna Maria? Noi sì, ti siamo grati, insomma, c'è stato poco tempo, ti chiedo soltanto una cosa in chiusura: dacci un alimento che possiamo mangiare tutti i giorni e che non fa male, però uno buono, che soddisfa. Uno buono? Sì, uno buono. Legumi. I legumi? Una piccola porzione di legumi al giorno. Oh, grande, ci fa piacere, sicuramente piace anche ai nostri telespettatori. È l'unico alimento, ecco, lo diciamo oggi con la dottoressa, che fa bene anche se mangiato tutti i giorni. Allora, grazie di cuore, ecco, ci mettiamo il cuore, Anna Maria, anche noi. Grazie a te per questo breve intervento. Grazie a te, Maria, per l'occasione di parlare. Grazie a tutti. Grazie, speriamo di ritrovarci. La vita è preziosa, abbine cura. Grazie, a te un bacio. Noi ci fermiamo, magari con la speranza di ritrovare la dottoressa anche nei nostri prossimi incontri.